Grazie a Mimmo Calopresti di aver accettato l'incontro. Allora, Mimmo è regista, attore, scrittore, ha scritto anche un romanzo. Sì. Però ecco, inizio subito chiedendoti perché hai iniziato a fare cinema. Ma ci stavo pensando proprio in questi giorni in cui presentavo tutti i miei film, quindi ho rivisto tante cose mie, miei così e ho cercato di capirci qualcosa io stesso di quello che faccio e anche capire perché ho cominciato. Allora mi è venuta quest'idea, no? Di pensare che forse inconsciamente ho cominciato per arrivare dove sono arrivato oggi col mio ultimo film. No? E poi ne Ho parleremo. fatto un film ambientato negli anni 50 in Aspromonte che racconta una popolazione, no? Che potrebbe sembrare un film, come dire, neorealista, no? Realismo, cose, eccetera. E poi invece in assoluto ho pensato che sono arrivato lì dove volevo arrivare. A fare un cinema che io chiamo cinema verità, cioè un cinema che va alla ricerca della verità delle persone, dell'ambiente, della vita, eccetera, no? Quindi, come dire, ho pensato che ho cominciato a fare cinema in un'ossessione di ricerca di verità, no? E ho cominciato così, intorno a me. Io sono un figlio di operaio della Fiat, vivevo a Torino. Arrivavo dalla Calabria con mio padre, eravamo gli immigrati classici, eccetera, no? E guardando la televisione, guardando le altre cose, mi accorgevo che il mio mondo, ma inteso come le altre persone, non erano mai raccontate, no? Allora mi è venuta questa voglia di farlo, di raccontare gli altri, no? E all'inizio era un racconto così di sguardo, no? Rispetto agli altri. Invece, via via, ho capito che il cinema mi interessava perché dovevo entrare dentro qualcosa, dentro la vita delle persone, dentro la vita dei quartieri, dentro la vita di un paesaggio anche, no? Di personaggi, come sto facendo in questo momento raccontando una struttura che si chiama Cani sciolti, no? Quindi, come dire, ho cominciato perché studiavo, mi piaceva il cinema, andavo al cinema. Ma mi sembrava che guardavo e basta. Ecco, per entrare in azione nella vita, il cinema mi è sembrata la cosa giusta. Ora ti faccio subito una domanda da cinefilo. Quali sono i tuoi registi di riferimento per la tua formazione cinematografica? Guarda, molto della mia formazione è legata, no, ai miei primi anni di università, che poi non ho neanche finito, perché non mi interessava studiare. Cioè, proprio studiando ho capito che non mi interessava studiare. E ho avuto la fortuna di fare un'università dove, a Torino, dove era possibile vedere un sacco di film. Cioè, tutte le mattine andavo e mi proiettavano un film, devo dire. E ho visto molto questi tre tipi di cinema, al di là dei grandi classici, eccetera. Ho visto il neorealismo italiano, ho visto il cinema francese della Nouvelle Vague e ho visto il cinema indipendente americano, no? E di tutti questi tre. Di queste tre situazioni, come dire, mi sono ritrovato a pensare che era il cinema che mi piaceva di più. Però per dire, nel cinema italiano, L'arco che va da Rossellini a De Sica è un cinema che mi piace, che mi interessa e che continuo a trovare attuale. Cioè, oggi penso a Assolutamente. De Sica come uno che ancora ha fatto un cinema che ci serve. Innovativo, certo. Nel cinema della Nouvelle Vague ho imparato veramente cos'era il cambiamento, la trasformazione, ma anche lì tra Godard che rompeva gli schemi e Truffaut che era un poeta del racconto, della vita delle persone, ho ritrovato un cinema che mi interessava, no? Che ho anche cercato di praticare poi negli Assolutamente. anni. E poi, come dire, il cinema indipendente americano della prima fase, con uno come Cassavetes per dire, no? Che ha soddisfatto questo mio bisogno poi di raccontare un cinema intimo, dell'intimità delle persone, un cinema non spettacolare a tutti i costi, no? Come invece veniva presentato quello americano. Quindi è un cinema di studio, se vogliamo, no? Dei primi anni dell'università, in cui ho avuto la fortuna, secondo me, di aver avuto la possibilità di vedere tanti film. Frequentavi Cineforum, no? Lì a Sì, Torino. ma ti ripeto, dentro l'università tutti i giorni potevamo vedere un film. C'era il Cineforum dove era possibile vedere tanto cinema. E il cinema era soprattutto un luogo di incontro, di rapporti. E
E quindi per me, come dire, il cinema ha voluto dire poter far cinema, che è un'altra cosa interessante nel mio percorso. Facendo un, diciamo, un piccolo passo indietro, sì, ai tuoi inizi, hai iniziato con i documentari. Io devo leggere perché cito una frase che tu hai detto: quando giro i documentari arrivo dopo la televisione, dopo tutto. Quando parto per un documentario so già che su quell'argomento stanno parlando tutti. Per esempio, quando ho fatto La fabbrica dei tedeschi, sì, sulla ThyssenKrupp, era arrivata prima la televisione, certo, poi io ho scoperto più di loro. Sì, questa è una delle caratteristiche del documentario, no? Cioè riuscire a raccontare la verità, come dico io, ecco, quel gioco della verità che mi piace tanto del documentario. Perché molti ci vanno per raccontare la cronaca, per raccontare la realtà, no? Se vuoi. Io ci sto andando con un'altra testa, cioè quando ho sentito che quei ragazzi erano morti in quella fabbrica, volevo andare lì e non semplicemente raccontare il problema delle morti del lavoro, volevo raccontare la vita e la storia personale di ognuno di loro, perché pensavo che era giusto che loro, come dire, venissero ricordati dai loro figli, dalle altre persone in futuro, perché il modo come erano morti in quella fabbrica era veramente orribile, no? Erano usciti per andare a lavorare tutti i giorni, facendo un lavoro durissimo oltretutto, in condizioni di lavoro molto dure, e lo facevano con grande impegno. E quindi mi sembrava un'ingiustizia enorme che avevano dovuto subire nella loro vita. E quindi quando io sono arrivato, veramente la raccontavano tutti in quel momento. Ma io penso di essere riuscito ad andare al centro di quella cosa lì, trovando le persone che erano gli amici, che erano sopravvissuti, le famiglie, eccetera, che con me hanno creato un rapporto, come dire, affettivo, perché sentivano che io ero affezionato a quella cosa lì, avevo un bisogno di, dico una parola quasi troppo grande, di amarle quelle persone, come le amavano loro, no? E quindi è stato duro entrare nelle loro case, era angosciante in certi momenti, però c'era un'intimità tra me e loro rispetto ai loro cari che mi ha creato la possibilità di dire molto più cose della cronaca, dei giornalisti o di altre cose. Il tuo passare con disinvoltura tra il documentario e il cinema per me è una cosa molto bella. Non lo fanno in molti poi, almeno così, in maniera così quasi cadenzata, sì, ecco, sistematica. Che cosa preferisci nel girare documentari rispetto a realizzare film di finzione? Guarda, io dico, per assurdo, quando io faccio un documentario metto più finzione, molte volte più costruzione, di quando faccio un film di fiction. Cioè, il documentario mi ha insegnato a stare con naturalezza dentro la finzione, che non è mai facile, no? Nella costruzione della finzione. E, quando penso invece al documentario, penso a qualcosa anche di superiore rispetto alla finzione, cioè il documentario ti obbliga a un rapporto col mondo così immediato, così diretto, che è anche faticoso se vuoi, no? Però il documentario c'ha qualcosa che mi dice sempre, che rimane misterioso mentre ci sono i racconti, mentre sono le persone, eccetera. Allora, quel momento di mistero la fiction invece nella scrittura può risolverlo, no? Per cui quando io vedo una persona e la sto lavorandoci, lo sto documentando, improvvisamente mi viene da pensare anche: è vero, mi sta rispondendo su questo argomento, mi sta introducendo in questo mondo, però c'è qualcosa di lui che non mi arriva, che io posso solo intuire. No, ma questo lo diceva già Kieslowski, quindi, che è stato uno dei miei registi preferiti. Questo spezzo degli esseri umani, questa parte degli esseri umani che è misteriosa, è più facile raccontarla con la fiction. Assolutamente. Poi hai realizzato anche un documentario sulla Shoah, sì, che ti è stato prodotto da Steven Spielberg. Sì. Come sono andate le cose? Come è andata questa cosa qui? Beh, è stato incredibile fare questo documentario, si chiama Volevo solo vivere, no? Volevo solo vivere. Volevo, sì, solo vivere. E allora il racconto della Shoah è nata perché c'è la Shoah Foundation di Spielberg, che in tutto il mondo cercava, no, le interviste sui sopravvissuti. E in Italia ha cercato in giro chi poteva poi raccontarlo, eccetera. E come, forse anche solo per caso è arrivato a me, diciamo, queste cose. Mi hanno segnalato che c'era qualcuno che era capace a fare un documentario, e io sono stato per Los Angeles, eccetera, no?
E cosa mi ha portato questo? A conoscere un mondo come quello di Spielberg, no? Dove probabilmente il regista più grande del mondo non si dimentica che ci sono degli obblighi morali rispetto alla vita, al mondo. E quindi, avendo fatto Schindler List, no? Che è un capolavoro, certo, di tutti i tempi, su quell'argomento non si dimentica che bisogna raccontare le persone, che bisogna raccontare la Shoah, bisogna ricordare, perché a dimenticarsene è molto facile, no? Di quello che è successo nella storia, nella memoria, eccetera. E pensa bene che, come dire, quando ho fatto quel documentario lì, per me è stato un momento molto importante, perché ho capito perché facevo cinema, ecco, è uno dei momenti chiave, no? In cui ti dici qualcosa. Ho capito che a me nel cinema mi interessano gli esseri umani, mi interessa l'umanità, no? Perché? Perché tu hai davanti una cifra enorme, 6 milioni di morti. Ma 6 milioni di morti non è niente. Quei 6 milioni di morti sono tutta la loro tragedia quando li racconti uno per uno, cioè quando hanno un nome e un cognome, una storia, una famiglia, dei figli, dei genitori, delle madri, dei padri. Ecco allora che il cinema ha una funzione. Cioè io sto raccontando un gruppo di persone che è partito da Roma e da altre parti d'Italia per andare a Auschwitz, no? E qualcuno è tornato, e li sto raccontando, quei pochi sono tornati, no? Ma quelle persone, come dire, diventano importanti per me perché hanno un nome e un cognome, li tiri fuori da questi 6 milioni di morti, no? E questi qua ti possono permettere di raccontarti quei 6 milioni di morti, perché ti raccontano il loro vicino, quello con cui hanno convissuto, il giorno dopo l'hanno visto, eccetera. Allora la storia diventa reale delle vite, no? Ecco, questa cosa qui, quando ho fatto Volevo solo vivere, ho capito l'importanza del cinema anche, se vuoi, come testimonianza, come... Io dico sempre che questo film, come dire, mi ha migliorato, no? Cioè mi ha insegnato ad essere sempre, cercare di dar sempre il meglio di me stesso nella vita, no? Perché ci sono delle persone che col mio lavoro possono esistere, no? E quindi devo essere bravo a farle esistere. Ah, molto bello questo. Quindi l'hai conosciuto di persona comunque Steven Spielberg? L'hai incontrato, sì, di persona? Sì, ma sai, Steven Spielberg, quel mondo lì delle major, no? Poi vedi a Los Angeles queste strutture enormi, io veramente l'ultimo arrivato e tutto era sopra di me, ma poi ti accorgi che chi è grande si comporta con te normale, semplicemente come così, normalmente, come se ti conosce da sempre. E poi è venuto in Italia una volta, l'ho rincontrato, poi voleva fare delle cose, tutto nella semplicità, non so come dire, certo, di questo, certo, tipo di cose qua. E io ho cercato di non viverlo come il grande momento, no? Ma come la normalità, diciamo. come il fatto che appunto stavo incontrando una persona di enorme, forse sicuramente il più grande regista del mondo in questo momento, ma dall'altra parte sapevo che la sua umanità era un'umanità forte anche, no? Perché se no non si metteva a fare la Shoah Foundation, eccetera. E lui si è presentato come uno che sta tra di noi, con i problemi di tutti noi, e che cerca di fare il cinema il meglio possibile. Senti, invece io trovo il tuo film La seconda volta un esordio alla regia di fiction, di finzione, sì, bellissimo, perché secondo me è veramente un bel film, non lo dico. Soprattutto non sembra quasi un'opera prima, non so come dire. Certo. Lo vedo, non so se neanche se dire più maturo di come, sì, lo farebbe, no? Un esordiente, diciamo. Come hai fatto ad approcciare a questo film? Come hai iniziato? Sei riuscito a fare il tuo primo film? Ma sai, probabilmente ho fatto il mio primo film facendo prima dei documentari nell'ambiente, sì, operaio. Cioè questa cosa di fare i documentari, poi, secondo me, molte volte serve più che fare dei cortometraggi per arrivare al lungometraggio. Questa è la mia idea, perché il documentario ti obbliga a un lavoro difficile di rapporto con le persone, no? Quindi non è solo un rapporto tecnico. Un impegno quasi fisico e psicologico, ma ancora maggiore. E in più tu pensa appunto che, come dire, il rapporto con le persone è difficile, no? Devi tirare fuori delle cose loro, capire, eccetera. E a te, ed è anche difficile da girare, cioè nel senso che
hai meno mezzi che la fiction, no? Hai meno possibilità, ti devi arrangiare con quello che trovi molte volte, no? Perché vai in dei posti dove giri in quella situazione lì. No? Quindi forse questa cosa qui di aver avuto la presunzione di fare prima i miei documentari, le mie cose, raccontare il mio mondo, è quello che mi ha permesso di arrivare al cinema in una certa maniera, no? Poi ovviamente bisogna avere fortuna, perché avevo una sceneggiatura scritta mentre stavo a Torino, poi io ho lavorato in carcere con ex terroristi con cui giravo un corso dentro il carcere, con loro che facevano, che lavoravano e imparavano a fare il cinema. Pensi che fortuna che avevano, erano stati, come dire, avevano creato quel po' di problemi, avevano ucciso, infatti avevano questa fortuna nella vita. Vedi che delle volte la vita non si capisce dove va. E niente, e questa cosa di lavorare con loro, avevo conosciuto una di queste ex terroriste che usciva dal carcere e dice: sai, durante il processo ho incontrato quest'uomo che lei aveva colpito decimandolo, andando in una scuola di industria, sparandogli nelle gambe, no? E lui mi voleva conoscere, allora poi ci siamo incontrati, ma perché voleva sapere, lui voleva sapere che cavolo era successo, no? Perché avevo scelto lui, e quando ha capito che lui per me era un simbolo, è stata la fine, no? Cioè, perché veramente forse è la cosa peggiore al mondo che puoi dire a un uomo: tu non esisti, sei solo un simbolo, e quindi io ti sparo senza neanche pensarci, no? E quindi forse, sai, il fatto che quella storia lì l'avevo vissuta attraverso i racconti loro, questo eccetera. Discorso ha senso proprio per chi ha visto il film, insomma, e certo, il tema del film. Cioè, perché poi dentro il film c'è questo tipo di rapporto, no? Tra vittime e carnefice, eccetera. E quindi ho cominciato a scrivere questa sceneggiatura, no? Da questa storia che mi veniva raccontata. Sono venuto a Roma, ho scritto con Aydron Schleff, Francesco Bruni, che andavano ancora al centro sperimentale, avevano appena finito il centro sperimentale. Quindi avevamo tre esordienti assoluti, con la voglia di fare un certo tipo di cinema. Poi abbiamo provato, fatto. Molte volte i produttori ci dicevano: ma no, basta, terrorismo, un periodo troppo noioso, troppo triste anche del nostro cinema, cioè della nostra storia. Non avevano voglia, no, di mettersi in queste cose qui. Poi c'era Nanni Moretti invece, che l'ha letto e gli è piaciuto, ha detto: lo produco. Abbiamo vinto il Solinas come miglior sceneggiatura, però Nanni Moretti l'aveva letto prima, l'aveva proprio letto, cioè, mi ha chiamato, mi ha detto: mi piace. È molto semplice come dovrebbe andare. Sbaglio, ti disse: l'avrei prodotto anche se non avessi vinto il Solinas, no? Sì, ha detto esattamente questo. Ha detto esattamente questo. Questo è bello, no? Perché dovrebbe andare così, no? Scrivi una cosa, piace e si può fare. Assolutamente. In un mondo perfetto dovrebbe essere così. Non è così. E la seconda volta è stato proiettato anche al MoMA di New York, vero? Sì, sì, è stato proiettato al MoMA di New York la seconda volta. E mi ricordo benissimo quella serata, perché è incredibile, no? Perché gli americani, in fondo, del terrorismo, gliene importava poco, loro fin quando una cosa non li tocca. Poi c'è stato le Torri Gemelle, capito? E parlavano solo di terrorismo, no? È stato interessante perché capivi come un film può rimanere sempre attuale. Che quando lo fai non è il problema che ti poni che sia attuale, no? Racconti quella storia, no? Eccetera. Però i film che funzionano riescono a rimanere attuali. Magari certi film sono solo belli, interessanti, cioè invece sono qualcuno, non può essere di tutti i film che si fanno nella vita. Rimane attuale, tac, quel film lì funzionerà sempre. Vado in Francia tra un po', continuano a parlarne di questo film, andrò a una specie di cosa di storia che useranno questo film per raccontare un pezzo dell'Italia. Quindi c'è sempre questa cosa qui che i film possono avere una durata veramente molto molto lunga. A proposito di questo, io avevo visto la seconda volta quando uscì, sì. E poi l'ho rivisto prima di incontrarti e non ricordavo perfettamente la trama, però mi ha colpito molto come è affrontato il loro incontro, quando, diciamo, dalla metà del film in poi l'evento più atteso è loro che prima, certo, o poi si devono incontrare. E mi è piaciuto perché, diciamo, hai evitato tutti quei cliché narrativi, no?
cercando forse un po' di una verosimiglianza col realismo, diciamo. Certo. Ecco. Cioè, nel senso che se nella realtà loro si incontrassero, probabilmente andrebbe così similarmente. Cioè, nessuno dei due comunque cambia diametralmente il proprio punto di vista. Certo, certo. Quando lo facevo quel film lì, no? C'erano molte. Così, quando si faceva con i produttori, poi così ho incontrato degli attori. Tutti pensavano di dargli una direzione che era la stessa, loro due che si incontravano, no, e capivano, eccetera, così. Ma devo ringraziare il fatto che ho incontrato Nanni Moretti, che è una persona fuori, no, dagli schemi, che invece questa cosa dell'incontro la poteva vedere come qualcosa che non aveva funzionato. Come è andata nella realtà poi? No, come io avevo capito che aveva funzionato. Infatti, poi. Tu magari sei attratto, dici, ma perché questa è venuta a spararmi? La guardi. Tu dici, cavolo, ho sparato ad uno che non c'entrava niente in tutte queste cose qui, eccetera. Però la possibilità di capirsi nella vita è già difficile, figurati con un avvenimento di questo genere, no? Uh-huh. Allora, questa idea qui di raccontarlo in questa maniera era coraggiosa per i tempi, se vuoi, no? Perché il finale deve essere sempre un finale positivo, tutte queste cose qua. Però lì la fortuna è che quando tu hai una storia, la fortuna è che deve essere la tua storia e devi trovare quelli che ti permettono di fare la tua storia. In quel caso Nanni Moretti era stato perfetto. Mm-hmm. Non basta scrivere una bella cosa, non basta fare un bel film. Deve arrivare al momento giusto, con le cose giuste, e deve essere molto tuo, secondo me, no? Mm-hmm. Infatti una delle cose che, così, di cui sono più fiero è che quando è uscito questo film molti dei critici mi hanno detto è arrivato un regista con uno stile, no? Con uno stile non vuol dire che fai operazioni di tipo, non so, di linguaggio, particolari, no? Ma hai un modo di raccontare che è il tuo. Un punto di vista personale. Personale. Questa cosa qui. Poi quando ho incontrato Spielberg, che Spielberg dice che ama il cinema italiano perché c'ha un nome e cognome, no? Il cinema di De Sica, di Rossellini, di questo e di quest'altro. Sì. Lui era invidioso di questo nostro modo molto personale di fare il cinema. No? Mentre noi gli invidiamo la sua capacità di messa in scena, no? Molto importante, lui invidiava invece questa quest'altra diretto con diretto, la storia. Sì. Assolutamente. Ma infatti la seconda volta che l'ho visto, ho pensato quando sono arrivato a quel punto, mi sono ricordato della prima volta che l'avevo visto e che comunque sì, anche se non ricordavo bene la trama, mi era rimasta quella cosa lì, quella scelta lì. Nel senso che quando lo vedi uno pensa, adesso magari succede, che si innamora, sì. Non so. E invece non succede, quelle mi sono ricordato della prima volta che l'ho visto tanti anni fa, quindi questo secondo me è una cosa molto bella. E tra l'altro secondo me, poi mi dirai tu se è una riflessione giusta, poi è una cosa che un po' ritorna nel tuo cinema, sì. Cioè questa ricerca non solo di non fare l'happy ending, diciamo, a parte quello, però non a scapito dell'intrattenimento secondo me, sempre per la ricerca di una verosimiglianza, di un realismo forse, in un certo senso, sì. Che poi... Quando faccio un film cerco sempre... Che è l'anello di congiunzione forse che hai tra il tuo fare documentario e il tuo fare film di finzione, non lo so se è una riflessione che può essere... No, ma c'è un rapporto tra i documentari e la finzione, uno evolve in una parte, uno evolve dall'altra, quando si incontrano poi ognuno... Cioè, è una specie di dialogo che io faccio tra i documentari e il cinema di finzione. Appunto me ne accorgo quando rivedo i miei vecchi film, no? Dopo un po' dico guarda, ho fatto questa cosa perché ho quest'idea della realtà, del mondo, eccetera, no? Forse oggi con l'ultimo film ho capito come stanno insieme queste due cose, no? Qualche volta quando fai un film non ti poni tanti problemi, devi cercare di risolvere, andare avanti, certo. Però io sto molto attento alla scrittura perché penso che la scrittura sia sempre importante, cioè poi magari puoi anche tradirla, puoi fare tante cose con gli attori, puoi fare tante cose con le persone che incontri, però devi, come dire, approfondire. Ecco, molte volte studiare, approfondire è una cosa che manca nel nostro cinema. Mm-hmm. C'è un approfondimento psicologico, le parole che usi, il linguaggio che usano le persone. Ecco, che realismo, ma è anche la capacità di entrare nel realismo e cercare di conoscerlo veramente, andare fino in fondo, ecco, allora... Infatti ho visto La Buffata, no? Sì. Che è un tuo film dove tu unisci un po' i due generi, sì. Sono molti tratti di documentario. Assolutamente. E ho visto il backstage nel DVD che c'è, e per vedere, insomma, mi interessava vedere anche il set, come era...
Mi è sembrato che ti muovi sul set, non so se solo per quel film o in generale, come se fossi sempre attento a quello che succede nella realtà di quel momento del set per cercare di portarlo poi nel film. Non so se Assolutamente. è un'impressione che ho No, no, avuto. assolutamente. Io ci provo a fare in modo che le cose che stanno succedendo siano il film, no? Quel film lì, tra parentesi, c'è una cosa che rivista oggi è molto potente. Per esempio, c'è già un inizio documentaristico come oggi si può fare su YouTube, no? Vai a cercare delle I cose, volti eccetera, della della gente del gente del paese, sì, paese. Ha raccontiamo anche per quello. mischiato dei generi. In quel momento lì devo dire che quando l'ho fatto ha creato sconcerto perché mischiare queste cose, il documentario col film, no? Ha creato confusione. Oggi qualunque spettatore lo veda, ed è molto visto, diciamo, come un racconto dell'Italia, di un modo di essere italiani, no? Ultimamente, e, che succede? Succede che lo spettatore oggi, questa cosa qui di vedere pezzi di documentari, pezzi di finzione, ritornare al documentario. Non gliene importa assolutamente niente. Se pensi che c'è un momento di quel film dove c'è Gérard Depardieu che arriva, no, in questo paese, eccetera, così, con l'aereo, eccetera, e a un certo punto in macchina che sta parlando del ponte di Messina al telefono, no, sta parlando veramente con una persona in diretta. Stava Sì, quando l'ho visto l'ho immaginato che parlando l'avessi. in diretta ed è un grandissimo attore, è riuscito a mettere insieme quello che succedeva con quello che stavamo raccontando, no? E questo quando succede è importante, ma è una cosa che io cerco, no? Di vedere, no? Che quel momento lì entri dentro il film. E la realtà e la finzione, secondo me, molte volte si mischiano nella nostra vita. Quindi, Ma questo è molto bello che riesci proprio a. ma pensa una cosa, come è diventato di moda il docufilm, che adesso è più importante il documentario che fa finzione, no? È diventato di moda. Io queste cose qui ho cominciato a farle, basta, senza tanto Senza pensarci, senza tanto un teorizzarci. Sai perché? pensiero. Non perché no, è giusto studiare, eh? Ma qualche volta penso che bisogna darsi il coraggio di risolvere i problemi quando giri, no? E Assolutamente. risolvendo i problemi probabilmente trovi delle soluzioni anche inaspettate. Il cinema ancora può darti grandi possibilità di conoscenza del mondo, eh? Intanto volevo fare un attimo un passo indietro, volevo chiederti com'è Nanni Moretti come persona, una curiosità così, ecco. Perché di solito lui non si vede molto, No, diciamo, non è che si Nanni racconti. Moretti ha il suo mondo da cui anche scontroso, burbero qualche volta anche così, però ha un mondo da raccontare. Lo fa in maniera diretta, senza tante costruzioni. Io l'ho visto girare anche qualche volta, no? Lo vedi che si ferma. Lui è un regista che pensa, no? Va avanti, indietro, fin quando trova la soluzione delle cose, si arrabbia. Se pensi che siamo in un mondo in cui vai su un set e non c'è tempo neanche di guardarti intorno perché devi girare una quantità di materiale che fa paura. Cioè io sono partito che giravo, non so, con la pellicola, una quantità di tempo, eccetera. L'introduzione delle tecnologie nuove ti permette di essere più agile, però continua a tagliarti i tempi, capito? Cioè, quindi il momento del pensiero è Sempre prima. fondamentale. Io ho visto grandi registi lavorare. I registi pensano quello che devono fare, no? Devono avere il tempo di impostare gli attori, di impostare la situazione, di lavorare con gli scenografi. Pensa a un set di finzione. C'è la scenografia, ci sono i costumi, ci sono gli attori, c'è la messa in scena, c'è la macchina da mettere, c'è una quantità di cose da mettere insieme importante. Ma se tu con tutto questo non sai farlo, il racconto sarà sbagliato, capito? Chiaro. Perché forse, e lo dico oggi in questi anni, dopo tanti anni in cui magari facevo un cinema più d'assalto, tutti noi registi, ma anche gli operatori, ma anche il direttore della fotografia, ma anche gli scrittori, forse ogni tanto devono fare un passo indietro rispetto alla storia, cioè bisogna che la storia diventi la regina, no, del nostro racconto. Perché allora questo, no, ci permetterà di fare bei film. La mia paura è che molte volte viene messa in secondo piano la storia, è come recita l'attore, è come fa questo, è come fa quella. No, c'è una storia da raccontare, quella storia deve essere la cosa più importante della tua vita quando sei su quel set. No, mi ricordavo Bertolucci che diceva, quando giri un film, mi diceva,
quando giro un film ti puoi dimenticare il mondo, quella è la vita, quella cosa lì devi risolvere. Beh, infatti la domanda che ti avrei voluto fare è anche come approccio alla sceneggiatura, cioè nel senso tu sei un regista autore, certo. Cioè, ci sono registi che mettono in scena uno script e registi autori come te che comunque creano un mondo. Tu come crei il tuo mondo prima di iniziare le riprese? Ma sai, intanto molte volte è così, io sono molto legato alla lettura, per esempio, leggo tanti libri, tante cose, eccetera. Ma dall'altra parte cerco di guardare il mondo in un certo modo, cioè di trovare il mio modo di guardare il mondo, vedere da cosa sono attratto, perché, eccetera. Se mi ricordo quando leggevo, no, che le grandi major, no, avevano gli scrittori che stavano lì, guardavano, controllavano, sai, tutte le informazioni dei giornali, tutto quello che succedeva per tirare fuori le storie. Il cinema pretende di più della cronaca, no? Pretende più della realtà, pretende qualcosa di eccezionale da raccontare, che qualche volta è molto intimo, interno, qualche volta è fuori. Quindi puoi stare anche a casa tua tutto il giorno, ma devi stare collegato, no? Con la vita, che è la cosa più importante di tutti. Cioè il cinema è vita quando avviene. E molte volte le persone sono abituate a non viverla la propria vita. Allora, il mio incitamento è: bisogna vivere la propria vita per fare dei film. Viverla, starci dentro, occuparsene e poi raccontare quello che la vita ti sta dicendo. Non è la tua vita, è la vita degli altri, ma se tu con la tua vita che li stai guardando, e allora quello è il momento in cui sei un regista autore, in cui ti metti in confronto la vita. E una delle cose che dico troppe volte, un certo tipo di cinema, c'è paura della vita, no? È falsa come viene rappresentata, perché non è vissuta. Ma non che devi vivere quella storia lì, devi vivere la tua vita e metterla in confronto con quella storia lì. Puoi farla in mille modi, ossessionarti, essere... Mi sembra questo un approccio da attore anche, no? In un certo senso. Sì, sì, ma io l'ho fatto, no? L'attore anche, mi piace. Infatti per quello volevo collegarmi proprio a questo. Mi piace fare l'attore. Ieri sera proprio ho rivisto un mio vecchio film che si chiama La felicità non costa niente. E lo vedo con un pubblico di stranieri che fanno italiano, eccetera, che studiano l'italiano, che studiano il cinema italiano nelle università. Ed era molto strana, no? Questa cosa di vedermi attore là dentro in questo film, La felicità non costa niente. Però ho capito che era un film che dovevo farlo così, perché mettevo dentro qualcosa di me molto importante, eppure era tratto da un racconto, da una cosa. Stavo mettendo qualcosa di me che potevo raccontare solo io in quel momento. Uh-huh. E quindi ti devi mettere in gioco. Però anche quando giro, per dirti, ho visto lavorare moltissimi registi, ho la fortuna di conoscerne, importante, eccetera. No, tu vedi la differenza. Allora, i registi che stanno molto lontani dal set, quelli che stanno dentro il set, uno deve scegliere dove stare. Io ho scelto di stare dentro il set, sto dentro in azione, muovermi, eccetera. Ci sono dei registi che stanno molto lontani dal set, non è detto che non sono bravi. Voglio dire, devi trovarti un modo di stare dentro un set. Io ho scelto questo perché ho visto le persone come si muovevano su un set e mi sembra il più giusto. Mario Monicelli, che veniva dalla vecchia guardia, no? Per cui loro non vedevano come da noi sui monitor. Quindi adesso tu vedi tutti i registi, i direttori della fotografia, gli scenari, sono tutti dietro un monitor, lontanissimo da quello che succederà. Io continuo a dire, dovete guardare con i vostri occhi prima di guardare lì. Mario Monicelli, che veniva dalla vecchia guardia e c'aveva... non poteva guardare sotto il monitor, stava a mezzo sotto la macchina da presa, a un passo dagli attori per potergli parlare, tirarli, muoversi, no? Certo. Perché è relazione, no? Dentro il film. E sono modi diversi. Devo dire che oggi, che hai la possibilità di grande controllo, in qualche maniera vedo sempre più freddezza nel rapporto tra regista, attori. Mm-hmm. Cioè questo continuare a vedersi, vede... Non so, qualche volta vedo dei film che sono troppo controllati. Il cinema ha bisogno anche di un po' di libertà, no? Per di essere sporcature, forse. Ma anche di sporcature. Non di perfezione. Ma infatti, guarda, facciamo dei film di Abel Ferrara qui tra un po'. Stiamo per proiettare qua al Cinema Aquila un film di Abel Ferrara, che ha girato con i telefonini e non è meno forte di altri film che ha fatto. Cioè,
la tecnologia qualche volta ti può essere d'aiuto per esprimerti, e se non è tutto perfettamente, non importa, perché quello che sta raccontando funziona anche con i telefonini. Quindi, come dire, alle sporcature, se sono necessarie bisogna farle, dico io. Ma proprio questo distacco di cui tu parli, che ti ha portato anche a fare l'attore, per esempio a me è piaciuta molto l'interpretazione che hai fatto del prete di Preferisco il rumore del mare. Là ho letto che tu praticamente conosco. Ti ispiravi un po' Sì, mi ispiravo a Don Ciotti, che era un prete che io conoscevo, che faceva un certo tipo di lavoro a Torino, che a me piaceva, no? Quindi, come dire, cerco di entrare in sintonia con quello che racconto, sempre. Com'è girare da attore, da regista nello stesso tempo? Ma io mi faccio una furbata di solito, di avere un aiuto regista molto bravo, così mi dà una mano. Perché bisogna fidarsi molto dagli altri, però da attore, stando dentro il set, puoi fare una cosa incredibile, che con gli altri attori puoi guidarli con la recitazione. È un'esperienza bellissima, eh? Cioè con la tua recitazione, con le tue battute, lo guidi dove vuoi tu. Certo. Sei un attore, come dire, sensibile, questa cosa qui è un gioco molto bello. Io ho avuto grandi attori che hanno girato con me, da Valeria Bruni Tedeschi, Silvio Orlando, Gérard Depardieu, cioè i grandi attori hanno questa grande qualità, che sono morbidi dentro il set, quindi qualunque cosa succeda si muovono con te, no? Ed è bella questa cosa qua. Assolutamente. Abbiamo parlato un po' di come approccia al film, di come ti muovi sul set, e invece il montaggio, quando vai in montaggio come ti comporti? Diciamo, hai già le idee molto chiare oppure sei aperto comunque? No, sono molto aperto io a capire quello che è successo. So che è un'altra fase del film importante, io il film lo divido in fasi, ognuno ha la sua importanza, con ognuno ti devi comportare seriamente, questa è la mia idea di fondo. E non cerco di storcere tutto nella mia direzione, capisco quello che ho girato, devo capire come il montatore lo sta guardando, lavorare con lui per ottenere il massimo da quello che ho girato. E quindi per me il montaggio è un momento importante in cui devo avere molta fiducia dalle persone con cui lavoro. Mi è successo molte volte di interrompere un montaggio perché la persona con cui lavoravo non era adatta a quello che stavo facendo, no? Stavo andando da una parte che non era quella giusta, no? Perché non sono solo le regole, solo il linguaggio a vincere, no? Vince anche il capirsi. Il capirsi qualche volta non c'ha bisogno di spiegazioni, è immediato. Io dico sempre che un'immagine parla da sola. Se sei stato bravo, c'è lì, quando hai girato. Poi puoi scegliere la migliore, la peggiore, però l'immagine è quella lì. Il rapporto umano comunque è sempre la cosa più importante. Fondamentale, per me, sai, io dico, penso che faccio cinema, perché il cinema è un luogo dove racconti gli esseri umani, no? E bisogna avere rispetto agli esseri umani, avere anche l'umiltà di guardare le vite delle altre persone. Io non, ogni tanto dico, ho incontrato nella mia vita chiunque e ho cercato di avere rispetto sempre di tutti, no? Senza giudicarli, ma confrontandosi. Il cinema è bello per questo, perché tu ti puoi confrontare con un assassino, ti puoi confrontare con il peggio uomo della terra e forse trovargli qualcosa di importante e interessante da dire, no? E il cinema ti permette questa cosa qui, questa lettura degli esseri umani. Io non ho mai fatto l'errore, ho lavorato nelle carceri per fare dei corsi, delle cose, non ho mai fatto l'errore di pensare che uno è il suo reato, che uno è quello che ha fatto, è il suo reato, deve pagare, però c'è anche altro di sé con cui bisogna confrontarsi. Parlando di questo mi fa venire in mente uno dei tuoi film del 2015, mi pare, Uno per tutti, no? Uno per tutti. Lì hai avuto anche una scelta un po' azzardata, diciamo, però secondo me alla fine è ben riuscita di scegliere Panariello tra i protagonisti. Panariello come... La cosa che mi ha colpito è il rapporto tra i protagonisti, che sono degli amici da bambini, no? Raccontiamo un po' la storia vagamente, e mi è piaciuto anche lì, ritorna il discorso che non è che sono amici... Cioè anche lì è un racconto di un'amicizia non stereotipata, mi sembra. Adesso azzarderò una cosa, però mi ha un po' fatto pensare al rapporto tra Clint Eastwood e Eli Wallace, no? Nel senso che alla fine nel buono, nel brutto e cattivo diventano amici, ma insomma quasi si ammazzano a vicenda più volte. Non dico proprio questo, vagamente mi ha fatto pensare a questa cosa qui. Perché sai, vabbè, tu nomini Clint Eastwood, sai che è diventato
il più grande regista del mondo, certo, in questo momento, quindi c'è solo da imitare, guarda. È solo un pensiero che è meraviglioso. Sì, no, giusto, giusto, assolutamente, mi fa piacere che è accostato. No, ma per dire che ritornano sempre comunque questa tua ricerca di non... adesso sta capendo ancora di ma più. Ma io la soluzione non ce l'ho, io sono molto onesto, io non ho la soluzione del mondo, delle vite delle persone, neanche per me stesso ce l'ho. Quindi, come dire, cerco di guardare gli altri, lasciargli lo spazio agli altri. La mia idea è che ogni essere umano è importante, quindi, come dire, nella sua vita, in quello che fa, e quindi per me va bene, nel senso che io ho il compito di confrontarmi con le altre persone, devo esistere. Il mio sogno, la mia utopia è che tutti abbiano la possibilità di esistere, non è così in questo mondo, no? Noi siamo tutti sotto controllo, tutti finti, falsi, eccetera. E forse la battaglia vera che nel cinema si può fare per ognuno è di conquistare se stesso, rispettando quello che è un altro e accettando gli altri e confrontandosi, discutendosi, litigando, facendo a pugni, ma, come dire, sapendo che c'è un legame tra le persone, no? E quel legame lì, come dire, per me è importante. A proposito di Sergio Leone, tu l'hai conosciuto, mi pare di aver letto. Ma l'ho incontrato una volta in un seminario a Torino, dopo che lui aveva fatto c'era una volta in America, no? Aveva fatto delle lezioni, degli incontri di formazione proprio. E allora lui però era venuto a Torino, era venuto volentieri, lo portavo in giro con la mia macchina, senza benzina, che stava per fermarsi, io ero disperato, che avevo paura di lasciarlo a piedi in giro per la città, perché a Torino aveva lavorato suo padre, De Robertis, e che aveva fatto cinema muto, no? Del cinema, aveva fatto i primi peplum, no? Sai, sì, quelli là dove ci sono i macisti, eccetera. E lui ha fatto un primo film poi, Sergio Leone, col nome, col suo vero nome, diciamo, Roberto Roberti, credo, sì, con questo nome, che, come dire, dove racconta questi qua che spaccano le catene, le cose, eccetera, e lui era a Torino per voleva vedere proprio questi posti del padre, vedi che la memoria è una cosa importante. Sì, era un regista dei telefoni bianchi, no? Lui sì, ha fatto, ma lui ha fatto soprattutto quel cinema lì. Mm-hmm. Il western nasce da quel cinema, sì, dei che faceva suo padre, eccetera. Com'è la situazione del cinema italiano attualmente, secondo te? Cosa si potrebbe fare magari per migliorarlo? Guarda, io da quando faccio cinema conosco solo un cinema italiano in crisi, quindi non ho avuto mai la possibilità di dire che vanno tutte bene le cose. Sai, un cinema che sta cambiando tanto e bisogna cominciare a capirla questa cosa qui. Siamo passati a queste nuove forme, come dire, di tecnologia, il digitale, eccetera. Se pensi che oggi la distribuzione comincia ad avvenire attraverso Netflix, no? Quindi, come dire, è un mondo che sta cambiando, che è al centro prima che gli schermi. Oggi siamo in un cinema, ma però io ce l'ho ben chiaro, degli schermi c'ha la casa, la televisione, eccetera. Quindi è un mondo in grande trasformazione. Noi non sappiamo quello che succederà in realtà, lo capiremo tra un pochetto. Io non sono rigido rispetto alla situazione. Quest'anno è uscito Senza pelle, che arriva da Netflix, ha avuto un buon successo, era un bel film, l'abbiamo fatto in una sala qua, la gente se l'è visto in televisione e c'è stata la possibilità di fare un film importante sul caso Cucchi, no? Voglio dire, quindi cosa vuol dire questo? Che stanno cambiando i modi sia di riprendere, sia di ascoltare e sia di vedere le cose, no? In quelle cose lì il cinema italiano deve vincere, se no rimarrà sempre indietro. Deve provare a confrontarsi, non averne paura. Deve cominciare, i nostri produttori devono cominciare a capire che questo bisogna fare. E come? Boh, però è il loro lavoro. Cioè, è il loro lavoro, permetterà a me di continuare a dire le cose che io c'ho da dire con un nuovo mezzo. Forse guardandolo oggi il cinema italiano, da un punto di vista di una sala, per esempio, come sta succedendo a me, forse posso capire più cose, no? Perché allora capisco, per esempio, che la gente viene in questa sala per trovare un cinema che non riesce a vedere facilmente da altre parti,
che ha bisogno di un cinema dove costa un po' meno andarci, no? Perché in televisione costa molto poco, se tu devi spendere tutti questi soldi per andare al cinema, no? Forse hai bisogno di posti dove costa meno per vedere un certo tipo di cinema, oppure hai bisogno di posti dove vedi qualcosa di straordinario e vedi il film in una maniera straordinaria. Però c'è una cosa che dico io in questa situazione qua, che comunque non è superato il modo della sala. La sala non è superata. Perché? Perché io lo vedo da mia figlia, no? Quando la porto a vedere i film. In sala partecipa, no? A casa si astrae con le cuffie, va fuori da tutto. In sala ha rapporti con gli altri bambini mentre vedono, perché mia figlia è molto piccola, no? Cioè, con gli altri bambini. A casa, come dire, è un evento in cui stacca, va avanti, torna indietro, eccetera, guarda tutto molto distrattamente. Però quando una cosa la appassiona, invece c'ha bisogno di starci dentro. Per me il cinema è quella cosa lì, lo starci dentro ai film. Come adesso dico che faccio regia stando dentro il film, faccio l'attore perché voglio stare dentro il film. Anche da spettatore, credo che la sala mi dia questa possibilità di stare dentro un film, no? Però bisogna costruire le possibilità di questo genere. Allora i film si devono differenziare tra di loro, devono essere diversi, devono avere pubblico mirato, e questo è difficile da fare, è difficile da fare con la distribuzione, con molte cose. Però alla fine io mi accorgo di una cosa, che comunque ogni anno ci andiamo a ritrovare 3-4 talenti che sono capaci a fare cinema, quindi vuol dire che il cinema continua a essere un luogo dove c'è molte persone che ne vengono attratte. A proposito di questo, se dovessi dare due consigli, uno diciamo artistico e uno più pratico per un giovane regista che vuole, aspirante regista che vuole fare il suo primo film, che consigli daresti? Allora io dico sempre che bisogna studiare per fare le cose, guardare, studiare, conoscere. E poi dico una cosa che mi hanno detto sempre tutti quelli del cinema, e credo che vale sempre, che il cinema si fa facendo cinema. Quindi bisogna frequentare i set, frequentare le persone che fanno cinema, cercare di guardare come si fa, eccetera. Anche Kubrick lo diceva. Eh? Anche Kubrick, sì, lo diceva. Sai cos'è? Il miglior modo di fare cinema è fare un film. Fare un film, non c'è niente da fare, ma su questo veramente non è cambiato niente. Ma dove sta però l'intelligenza? Che se uno ha la possibilità di andare in un posto a vedere come si fa un film, cercare di capire, la tua intelligenza è di guardare con tutto te stesso, non con quello che hai imparato leggendo, non con quello che ti hanno raccontato gli altri, cioè devi trovare il modo tuo personale di entrare dentro, devi trovare il tuo modo personale di entrare dentro il cinema. Ok, diciamo dal punto di vista della preparazione ci sta, però poi dal punto di vista pratico. Pratico, secondo quale me... Quale può essere un consiglio per riuscire a farsi produrre, ecco, questi film? Guarda, farsi produrre è la cosa più difficile del mondo, secondo me, no? Forse oggi c'è una tecnologia che ti permette di fare cose a basso costo, no? Parlo addirittura dei telefonini, non è che mi fa impazzire un film fatto dai telefonini, però è una possibilità, no? Cioè bisogna usare tutti i mezzi necessari per fare quello che si vuol fare, e se uno ci riesce è fortunato. Bisogna anche un po' di fortuna per fare il cinema, perché non è che c'è una regola precisa, però studiare è importante, frequentare le persone che fanno il cinema è importante, andare al cinema è importante, e però vivere la vita non bisogna dimenticarsene, no? Perché sennò... E poi trovare un produttore è una cosa complicata. Senti, mi racconti un po' del film che hai appena finito di girare, che stai montando, vuoi finire di montare? Ho finito di montare, sto facendo i sottotitoli in questo momento perché è girato in calabrese stretto, quindi anche per uscire in Italia ha bisogno di sottotitoli, è girato in Aspromonte, sono riuscito a portare uno dei produttori più vecchi italiani, perché c'ha 90 anni, e più importanti, che si chiama Fulvio Lucisano, che ha fatto molto cinema italiano, in Aspromonte. Con attori calabresi, ma di cui uno come Marcello Fonte di grande successo, Francesco Colella, un'attrice che invece viene da fuori, che è Valeria Bruni Tedeschi, c'è Sergio Rubini dentro il film, insomma con un cast molto importante, se vogliamo. Ma la cosa importante è che vado lì a raccontare un periodo storico complicato, che sono gli anni 50, quindi gente a piedi nudi, nella povertà più assoluta, nel posto più disperso d'Italia.
a far che? Alla caccia di qualcosa di importante alla loro vita, che sono i diritti di avere un medico, di avere l'elettricità, eccetera, che non avevano in quel periodo, e con l'idea di farsi una strada per raggiungere la civiltà. Poi vediamo se questa strada, come dire, veramente li porterà alla civiltà o no, se ce la faranno a farla o no, eccetera. Quindi è un film che racconta, come dico io, i nostri padri, racconta non solo mio padre, potrebbe essere Sopra in Aspromonte, essere stato Sopra in Aspromonte, o diciamo addirittura il padre di Lucisano, ma racconta i padri di tutti, cioè voglio capire, no, dov'è l'importanza della vita, dove siamo nati e per che cosa ci combattiamo in questa vita, no? E quindi è un film sui padri, se vogliamo, ma è un film sulla terra, sul bisogno della terra da parte di tutti noi e sul bisogno di essere anche nel posto più sperduto al mondo, ma che c'è qualcosa degli esseri umani che deve continuare a esistere e vincere, no? Per me quella è la civiltà, no? Non è avere un telefonino in più, un mezzo di comunicazione in più, ma la capacità, la possibilità per tutti di avere pari dignità, no? E di esistere. E questo, come dire, è un problema che gli esseri umani hanno da sempre. Il titolo ancora non lo... Il titolo l'ho deciso, si chiama Aspromonte, la terra degli ultimi. Aspromonte perché Africa è la capitale dell'Aspromonte, diciamo, e la terra degli ultimi, ma non intesa come la terra dei più sfigati, ma degli ultimi poeti, degli ultimi che hanno ancora un'idea di civiltà, di avere un rapporto, diciamo, di morale di un certo tipo, di moralità di un certo tipo. Gli ultimi grandi uomini, dico io. Ok. Quando uscirà? Credo e spero in ottobre. Ok. Perché così magari è un momento dove c'è più pubblico. È bene avere pubblico. Assolutamente. Io ti ringrazio tantissimo. Grazie a te. Grazie, è stato veramente un piacere. Mio.